Assistiamo al quarto di finale dei campionati nazionali a singolo di prima categoria. Questa è la sfida tra Lorenzi Abis Pesaro e Cadile Wisp Genova. La sponda se la giudica Cadile, che andrà alla bocciata. Rosse per lui, bianche per Lorenzi. Subito 4 per Cadile, che riesce a mandare il pallino nel quadrante superiore. Vediamo Lorenzi, che va su con il pallino provando di metterlo a sponda, però il pallino rimane attaccabile con un lunga corda. Cadile lo attacca subito, ne realizza 8. Partenza sprint per il giocatore di Genova, 12-0. Lorenzi fa un semplice brocco di prima. Cadile ci propone un lunga corta, riesce ad andarci sotto con l'aiuto della bianca dell'avversario. Adesso tocca a Lorenzi tirare la terza biglia e provare di mantenere il vantaggio biglie. Prova un due sponde esterno di prima, tocca il pallino che va sulla rossa e riesce a stare insieme alla bianca. Ultima biglia per Cadile, che con un due sponde interno di seconda prova a carambolare la propria rossa vicino al pallino, un tiro un po' lento. Prende poco la rossa, non riesce a fare suo il punto. Ultima biglia per Lorenzi, che sta guardando se fare un tiro di rimessa alla biglia rossa dell'avversario, usando magari la sponda laterale. Non riesce a realizzare alcun punto. 12-2 per Cadile, la bocciata Lorenzi. Due per lui, 12-4. Cadile ci ripresenta un lungo corta, questa volta di seconda. La direzione è giusta, la spinta anche, non si mette a cannone. Vediamo Lorenzi che scelta farà. Prova un due sponde esterno di seconda, ma prende il ganascino e sbaglia il tiro. Ci riprova. Anche stavolta non è riuscito a prendere il punto, adesso un dubbio, forse è riuscito a prenderlo.
il punto è bianco. Tocca adesso a Cadil, vediamo cosa ci propone. Ci propone di nuovo un lungo corta, stavolta di prima. Riesce a prendere il punto. Adesso ultima biglia per Lorenzi, poi ne avrà a disposizione due Cadile. Due sponde esterno di seconda per lui. Direzione un po' stretta. Brocco di prima per Cadile, che ha la possibilità di fare gli otto di colore. Prende bene la bianca, ma la sua scappa. Adesso se riuscirà col tiro che ha fatto prima ad abbassare un po' il pallino, riuscirà a fare gli otto di colore. Direzione sembra lenta, addirittura beve 3 e vende il punto. Errore gravissimo per il genovese. 5 punti per il giocatore del circolo Hauser Fanano. 12-9 per Cadile, alla bocciata Lorenzi. Otto per lui. Ci porta in vantaggio 17-12. Due sponde esterno di seconda, posizionarsi sotto il pallino per Cadil. Sceglie lo stesso tiro Lorenzi, direzione sembra un po' stretta, vediamo se in effetti è così. Riprova con lo stesso tiro Lorenzi. Stavolta si corregge, prende il pallino e lo manda verso la bianca che aveva tirato prima. Due sponde interne in testa pallino per Cadile. Prende il pallino, lo manda giù verso la rossa di prima. Adesso fa il punto di 2. Ultima biglia per Lorenzi, e anche in questa mano due biglie a disposizione per Cadile, provando a sfruttarle al meglio, non come nella mano precedente. Sceglie un due sponde esterno. L'avversario gli dà gli 8 di i 10 di colore. ...22-17 per Cadile, che va alla bocciata. Bocciata abbondante.
il pallino gli va su a riga. Vediamo Lorenzi che fa un 8 di rimessa, forse 10, esattamente 10, 27-22 per lui. Non riesce a prendere il punto, adesso toccherà, tirerà la seconda biglia. Due sponde esterno di seconda per lui. Due sponde interne invece per il suo avversario, che rimane lento e non riesce a prendere il punto. Prova lo stesso tiro, no. Cambia la decisione, fa un frullo a 4 sponde. Ottimo tiro. Vediamo Lorenzi che proverà con un 2 sponde esterno di prima a posizionarsi in testa pallino e far spendere l'ultima al proprio avversario. Tagliata di seconda per Cadile, vediamo se riesce a tagliare a sufficienza. Alza il pallino, il punto diciamo è abbastanza largo. Sempre due sponde esterno di prima per Lorenzi, che rimane un po' lungo ma riesce a far su al punto. Due di colore per lui, 29-22. Lorenzi che ora andrà alla bocciata da Kito. Altro filotto per Lorenzi, 37-22. Lorenzi effettua una bocciata di striscio diciamo particolare, che raramente si vede. Ma sembra dare i suoi frutti. Due sponde interno per Cadile, che stavolta rimane lungo come spinta e stretto come direzione. Vediamo Lorenzi che fa un due sponde esterno dall'altra parte rispetto a come ha tirato il proprio avversario. Riesce a posizionarsi sotto il pallino. Ancora due sponde interno per Cadile, anche stavolta rimane stretto, non riesce a far su al punto, perde la biglia di vantaggio. Adesso andrà con la terza biglia, stavolta fa un due sponde esterno di prima, provare a prendere il pallino e mandarlo verso le rosse. Riesce nel suo intento. Lorenzi, due sponde esterno di seconda. Rimane un po' corto, ma dovrebbe aver fatto su al punto. Punto suo, adesso ultima biglia per Cadile, che proverà a prendere il punto
provando ad impensierire l'avversario. Due sponde esterno di prima, provando a stare in testa a pallino, per lui spinta un po' lunga, ma riesce comunque, tocca il pallino, riesce comunque a far su al punto. Adesso vediamo Lorenzi, se due sponde esterno dall'altra parte riuscirà a passare. Invece ritorna a fare due sponde esterno da questa parte. Non è riuscito a prendere il punto. Andrà la bocciata a cadile sul 24-37 per l'avversario. Devo dire che è una partita veloce, non ci sono, diciamo, perdite di tempo o eccessive momenti di riflessione. E da questo punto di vista è molto gradevole. Otto per lui. Una bocciata molto forte che riesce a mandare sul pallino. Prova a coprire il calcio del pallino Lorenzi. Non riesce nell'intento. Vediamo Cadile che andrà subito all'attacco di calcio del pallino. Riesce a prenderlo bene, ne fa tre. Porta giù il gioco. Lorenzi con un due sponde esterno di seconda proverà a posizionarsi sotto il pallino. Un po' stretto e un po' lungo per Lorenzi il tiro. Vediamo Cadile che scelta di gioco farà. Boccia e pallino sono pari, come allineate come direzione. Sponda lunga, sponda corta per Cadile, tiro che uso molto. La spinta era giusta, ma la direzione stretta. Ultima biglia per lui, poi ne avrà a disposizione Lorenzi, 2. Fa un altro, sponda lunga, sponda corta, Cadile di seconda. Anche stavolta un po' stretto. Si appoggia la bianca, non riesce a far su il punto. Lorenzi va a calcio della boccia dell'avversario. Tiro non effettuato bene. Passando va verso il pallino e tocca la bianca e manda via la rossa. Di nuovo calcio per Lorenzi, anche questo non eseguito molto bene. 2 di colore per lui, 39-35, anzi 4 di colore, 41-35, e va la bocciata. Due per lui, 43-35. Due sponde interno di seconda per Cadile. Ancora una volta rimane stretto.
prova lo stesso tiro Lorenzi. Vediamo Lorenzi con un due sponde esterno di prima, provare a mettersi in mezzo tra le rosse e il pallino. Bel tiro da parte sua, riesce a prendere il punto. Terza biglia per Cadile, vediamo se sceglierà un due sponde interno di prima, provare ad andare in testa al pallino che avrebbe una sua sotto e una sua sopra, o si sceglierà un tiro di seconda. Due sponde interno di seconda per lui, da qua sembra bianco, però lui si è tolto, vediamo. Lorenzi non lo vede, infatti chiede la misurazione. Il punto è rosso, ultima biglia per Lorenzi. Due sponde interno di prima, direzione sembra lenta. Riesce comunque ad abbassare la rossa e far suo il punto. Vediamo Cadile che non avrà un compito semplice, può effettuare un due sponde esterno da questa parte, provando di entrare con la propria biglia, invece fa un due sponde interno dalla solita parte, diciamo. Vediamo se riesce a guardare il pallino e mandarlo giù. Riesce nel suo intento. Sembrano che ne abbia fatte 4 di colore, vediamo. Due per lui. ...43-41 per Lorenzi, che va su con pallino. Cadile non si fa pregare, attacca subito la boccia dell'avversario. Il suo corre pericolosamente verso il castello, vediamo se Lorenzi a fine mano riuscirà fare il calcio di quella biglia. Prova ad andare dietro al pallino Lorenzi, lo tocca mentre va su, va semplicemente appunto usando la sponda laterale. Cadile riesce a posizionarsi dietro al pallino. Vediamo Lorenzi se riuscirà a spostare la rossa dell'avversario. Ottimo tiro per Lorenzi. La biglia viene giù, fa il punto di 2. Ultima per Cadile, che non avrà una scelta facile perché se non riuscirà a prendere il punto avrà una biglia vicino al castello che può essere attaccata. Ripropone il tiro usando la sponda lunga, poi sponda corta, Cadile, ottimo tiro anche per lui. Passa vicino alla bianca dell'avversario, ma riesce a posizionarsi
molto bene dietro. Vediamo Lorenzi. C'è pericolo che il rosso torni su. Infatti così ha preso pari, non è riuscito il pallino andare verso l'altra bianca. 43 pari alla bocciata Cadile. Dritto per lui, il pallino viene sempre su. Va su col pallino Lorenzi. Vediamo se attacca la biglia dell'avversario Cadile. Calcio per lui. Tirato bene, ma non fa nessun punto. Lorenzi prova ad andare dietro al pallino. Anche in questo caso, mentre va su, lo tocca e fa un punto abbastanza largo. Cadile prova ad andare in mezzo, spinta non sembra abbastanza lunga, riesce invece a far solo il punto. Lorenzi non va neanche a vedere. Va contro il pallino Lorenzi, non benissimo, infatti anche in questo caso fa un punto largo. Cadile, usando la sponda lunga, prova ad andarci in mezzo, tocca una propria biglia, anche lui lascia lo spazio per l'avversario. Uno per Lorenzi, che va all'acchito sul 45 a 43 per lui. Non tagliata a sufficienza, sfiora lo metto, nulla di fatto, si rimane sul 45-43 per Lorenzi. Due sponde esterne di seconda per Cadile. Rimane un po' corto. Lorenzi ha la possibilità con un due sponde esterno di seconda dall'altra parte di andare in mezzo. Direzione sembra un po' lenta. Spinta perfetta. Lunga corta di prima in testa pallino per Cadile, fa suo il punto con tutte e due le biglie. Lorenzi fa due sponde esterno di prima, provare andare sotto al pallino, lo tocca ma la spinta era giusta, rimane lì. Vediamo Cadile che con un tiro di braccio di seconda
forse vuole provare a fare il calcio della bianca. Riesce a sfilare la bianca. Il punto sicuramente è di due, non so se c'è anche la terza. Lorenzi ha l'ultima biglia. Tira di nuovo un due sponde esterno. Stavolta rimane più corto. Cadile da quest'altra parte, sempre con un due sponde esterno, proverà ad abbassare il pallino. Sembra un po' lento, passa e non riesce a prendere il punto. Due di colore per Lorenzi, si porta 47 contro il 43 dell'avversario e va alla bocciata. Bocciata abbondante per lui. Si incrociano boccia e pallino. Rimane tutto in pallino, rimane su. La boccia probabilmente è venuta giù. Sceglie di andare su con pallino. Perfettamente pallino a sponda. La rossa quasi per Cadile. Vediamo Lorenzi. Sfaccio per lui. Va in testa pallino Cadilla. Spinta un po', un pelo abbondante, ma non riesce comunque a non fare un punto larghissimo. Stesso tiro per Lorenzi, che lui spinta abbondante, passa e non riesce a prendere il punto. Stavolta con l'ultimo riesce a prenderlo. Due biglie per Cadile. Forse tira alla propria rossa. Manda via una biglia dell'avversario. Ultima biglia per Cadile, che mandando via anche questa bianca qua ne farebbe 4. Però attenzione, rimpallo. Anche stavolta con l'ultimo non riesce a prendere il punto, addirittura stavolta con due biglie. Grave errore per Cadile. 49 a 43 per Lorenzi, che va alla bocciata. Sei per lui, 55 a 43. Due sponde interno di seconda per Cadile. Anche stavolta direzione un po' stretta. Non fa un punto comunque abbastanza stretto. Vediamo la scelta che farà Lorenzi. Tagliata di seconda per lui. Ottimo tiro
due sponde interno di seconda di braccio per Cadile, ottimo tiro anche questo, riesce a far punto con tutti e due. Due sponde esterno di prima, provare ad abbassare il pallino vicino alla bianca per Lorenzi, vediamo se è riuscito a prendere il punto con la bianca, lui non lo vede. Il punto alla fine bianco, due sponde esterno di seconda per Cadile, direzione sembra un po' lenta, infatti così è. Lorenzi c'ha ancora lo spazio con lo stesso tiro effettuato dall'avversario per mettersi vicino a pallino. Ottimo tiro di Lorenzi, che adesso ha una biglia attaccata a pallino e l'altra sopra. Frullo a quattro sponde per Cadile, bellissimo tiro, complimenti. Uno di sicuro. Due di colore sicuramente, forse quattro. Dieci per Cadile. Vediamo quanti punti di colore segna nella stecca. I punti di colore erano due, 55 pari. Anche stavolta non riesce a coprire per bene il pallino. Lorenzi dà la possibilità a Cadile di fare il calcio, che lo esegue senza far punti. Due sponde interno di prima per Lorenzi, spinta sembra un po' corta, infatti così è. Vediamo Cadile se riuscirà a fare un bel punto. Tenta una tagliatina interna, non sembra stata la scelta giusta, riesce comunque a prendere il punto anche se largo. Riprova con due sponde interno di prima Lorenzi. Riesce a prendere il punto, vediamo se Cadile riuscirà a passare in mezzo alle due bianche, fermarsi in testa a pallino. Direzione mi sembra lenta. Punto di sicuro è bianco di una. Vediamo Lorenzi con l'ultima biglia cosa decide di fare. Ancora due sponde interno per lui. Sì, però puoi levare.
Una biglia c'è sicuro, vediamo. Viene richiesta la misurazione per le altre. Quattro di colore per Lorenzi, 59-55 per lui, va alla bocciata. Due per lui, 61-55. Due sponde esterno di seconda per Cadile. Stavolta rimane un po' lento, riesce comunque a fare un punto vicino. Due sponde esterno dall'altra parte per Lorenzi, direzione stretta, va sotto di due biglie, riprova con lo stesso tiro Lorenzi, anche stavolta è stretto, non riesce a prendere il punto. Ultima biglia adesso, poi ne avrà a disposizione tre Cadile. Tiro in spinta per lui, combina un disastro. Calma, calma. Prende la propria biglia, ne beve 8, 2 della buca. Le bianche vicino al pallino non si muovono, si è mossa solo la biglia sua. Scusate, c'erano 2 della buca, a 55 per Lorenzi. Ancora due biglie Cadile. Che tira un missile anche stavolta. Con la prima passata non becca niente, con la seconda riesce a beccare le bianche. Una bianca va in buca. Prova ad alzare il pallino per farne 6. Due biglie sicuramente ci sono dentro. Viene richiesta la misurazione per la terza biglia. Sei di colore, due della buca per Cadile, che va alla bocciata sul 71-63 per il proprio avversario. Bocciata abbondante, il punteggio rimane invariato. Dopo la bevuta un po' nervoso Cadile, diciamo che si può anche capire visto la posta in palio, quarto di finale di un campionato nazionale di prima categoria. Si appoggia al pallino Lorenzi, Cadile guarda se è incanalato per gli ometti, ma non sembrerebbe. Vediamo se bacio di prima per fare ultimo minuto. Bocciato abbastanza bene, un po' abbondante, riesce a prendere il punto. Adesso seconda biglia per Lorenzi, si appoggia di nuovo al pallino. Vediamo Cadile cosa sceglierà di fare.
prova ad andare su con un pallino, non ci prende benissimo la biglia bianca, sfila in modo orizzontale, Lorenzi ancora una volta semplicemente va davanti al pallino, vediamo se stavolta si è messo da castello. Magari si è anche messo, però deve stare attento che non venga giù il pallino. 11 di calcio addirittura per Cadile. Lorenzo ha tirato la boccia con un po' di superfacilità, si è messo a cannone e ha rimesso in partita il proprio avversario, che dopo la bevuta non sembrava essere molto convinto. 73-74 per Cadile alla bocciata Lorenzi. Bocciata abbondante. Brocco di seconda per Cadile. Bravo Gianni, bravo. Brocco di prima usando la sponda per Lorenzi, che riesce a mettersi in mezzo toccando la biglia rossa. Cadile proverà un due sponde interno contro pallino, tiro con spinta abbondante, riesce a mandare via la bianca dell'avversario, fa il punto di 2. Vediamo Lorenzi con un, cioè con un brocco di seconda, riuscirà a mettersi sotto il pallino. Tira una tagliatina interna, vediamo se riesce ad andare in là la biglia, invece torna indietro, non prende il punto, brutto errore per Lorenzi. Adesso tira l'ultima biglia e ne avrà due a disposizione proprio per far 6 di colore, far suo il match. Brocco di prima usando la sponda per Cadile, spinta abbondante, il pallino torna su. Vediamo un brocco di prima provando a prendere il pallino per Cadile, direzione sembra giusta, vediamo la spinta, se non va in buca, la rossa non va in buca, 6 di colore per lui, si aggiudica il match e passa in semifinale.